Da sempre il legame profondo che unisce il Ravenna Festival alla sua città non si esprime soltanto nel celebrarne la storia, ma anche nel dare risalto alle energie del territorio, con un'attenzione speciale alle nuove generazioni. Da qui nasce la collaborazione con l'Istituto Superiore di Studi Musicali Giuseppe Verdi, a cui il festival, giunto alla 33esima edizione, quest'anno ha dedicato parecchio spazio. 150 sono i giovani studenti dell'istituto, circa la metà dei quali sarà impegnato attivamente nel realizzare diversi spettacoli nell'arco di tutta l'estate. Tra i principali l'omaggio a Pasolini, Frammenti infernali, per la regia di Andrea De Luca, con musiche composte dagli allievi del corso di Mauro Montalbetti, oppure i concerti pomeridiani di Alda Caiello. Innanzitutto, come nasce questa collaborazione con l'Istituto Verdi per il Ravenna Festival? C'è una collaborazione ormai che è data da diversi anni, è molto articolata perché è una collaborazione sia con alcune delle classi, delle masterclass che sono ormai di assoluta eccellenza, quindi la classe di composizione del maestro Montalbetti, oppure anche quella di vocalità contemporanea di Alda Caiello, che è una delle più brave cantanti italiane, ma non solo, ma anche il coro del Verdi, il professor Greco, insomma. Come dire, è un po' un cantiere che prosegue da diversi anni e che è diventato una parte anche molto importante e non assolutamente non secondaria della nostra programmazione, con alcuni progetti molto belli. Ecco, lei ha parlato di due appuntamenti in particolare durante questo festival. Sì, dunque uno è un vero e proprio concerto spettacolo che è Frammenti infernali, che è un omaggio a Pierpaolo Pasolini, che è un po' il tema del nostro festival, ma anche una prosecuzione del dialogo con Dante su un testo come La Divina Mimesis di Pasolini, con un attore, cantante, regista, Andrea De Luca, con cui abbiamo già collaborato, tre giovanissimi compositori del Verdi ai loro esordi come compositori e l'ensemble 20.21. Ecco, questo è un lavoro nuovissimo, e poi una rassegna di concerti alle 7, concerti che si chiamano Eclettica e hanno un programma assolutamente che corrisponde al nome, eclettico, ma un percorso tra i grandi compositori di musiche però più di intrattenimento, del compositore del Novecento, da Britten, Schember, Stravinsky, Bernstein, ma anche tanti compositori italiani importanti, ancora viventi, come Gervasoni, Luca Mosca. Insomma, un programma molto raffinato, elaborato da Alda Caiello con le sue allieve del corso di Master di Vocalità del Novecento. Quindi una programmazione che è assolutamente di livello, ecco, potrebbe essere tranquillamente serale, insomma, quindi molto preziosa. Beatrice, nella collaborazione con Ravenna Festival lei ha parlato anche di uno sbocco professionale per i suoi allievi, in che senso? Nel senso che quello che loro imparano, tutta l'attività di formazione curricolare, non viene in qualche modo dirottata a un livello così specifico che consente loro di avere una produzione, di realizzare delle produzioni che sono spendibili all'interno di un contesto come il festival. E chiaramente il festival non è che produce perché noi siamo il Verdi, la rilevanza artistica di quello che dei nostri progetti fa in modo che i nostri studenti siano in grado di misurarsi con un livello, il livello dei professionisti. Questo. Tra gli appuntamenti del festival c'è una serie di concerti che si tiene proprio qui nel Polo delle Arti, sì, giusto? Sì, è esattamente così. Questo Polo delle Arti è un polo che si sta allestendo progressivamente, siamo entrati solo in una piccola parte del palazzo, continueremo l'anno prossimo riuscendo ad operare altri spazi, e non tutti. Il giardino interno sarà la sede di questi concerti degli studenti del master di secondo livello in canto e vocalità del Novecento e contemporanea, quindi siamo anche questo, diciamo, fa parte di una realizzazione professionale dei corsi, di tutte le attività didattiche che noi siamo in grado di offrire come istituzione.